Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario Bros. Wonder. La scorsa volta abbiamo fatto la prima parte del Monte Puff Puff. Oggi lo andiamo a completare e probabilmente ci sarà un boss da battere. Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e lasciatemi un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale. Ed in ultimo ragazzi, se volete supportarmi davvero al 100% potete dare uno sguardo anche ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi ed entrare così a far parte ufficialmente del nostro branco di lupi. Detto questo ragazzi, andiamo ad iniziare. Io sono ansiosissimo quest'oggi perché voglio provare un nuovo personaggio e vorrei fare qualcosa di molto diverso da Mario. Quindi quasi quasi proverei Peach per oggi. L'avevo già detto nello scorso episodio che avevo intenzione di provare i nuovi personaggi, gli altri personaggi giocabili. E sono curiosissimo anche di provare Yoshi e Ruboniglio, però sapete che quelli lì sono troppo semplici. Diciamo che per oggi ci accontentiamo di Peach e andiamo a provarla subito. È la prima volta che uso un personaggio diverso da Mario, quindi Monte Puff Puff, sì, ci eravamo fermati qua. C'era da fare questo livello speciale e poi accumulare un po' di altri semi per poter passare attraverso qui. Anche se in teoria lo posso anche già fare. Livello Piazza Pulita. Non vorrei che fosse un altro di quelli lì in piazza dove c'è bisogno di utilizzare più di un giocatore. Vabbè, comunque, salta 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 è quello che mi incuriosisce di più ragazzi. Andiamo a provare subito, così mettiamo anche subito le mani su Peach. Scegli spilla, mi accontento di questa che mi piace. Oddio, sono piccolo, devo essere meraviglioso subito. E meravigliamoci subito, che succede? Che devo fare? Non questo, mi sa, mi sa. Sono caduto di sotto. Sì, dimmi. Sono caduto da sopra. C'è questo problemino. E credo di non aver fatto, di aver fallito miseramente. Si può tornare sopra? Sono caduto, Gennaro, scusami. Non posso più? Ah, sì, posso, ok. Che dovrei fare? Vorrei capirci qualcosa. Ah, ok. È tipo, c'ha delle note musicali. Vabbè. Ma non ha molto senso. Che carina Peach comunque, ragazzi. Fa degli urletti strani. Credo che se non faccio abbastanza veloce scompaiono. Il ritmo per ora è tranquillo, però mi sa che più vado avanti più diventa frenetico. E questi sono anche piccoli. Carino comunque, divertente e anche abbastanza difficile. No, oh mamma mia! Se non avessi avuto la spilla probabilmente avrei fallito. E ho terminato il tutto quando mancava un secondo. Magari spariva anche il seme. Non ce l'ho fatta arrivare fino in cima. Vabbè, pazienza. Abbiamo preso due semi su due però. Sì. Guardate il principe fagiolo anche come è contento. L'amico. Vai, perfetto. È andata bene questo salta salta salta. Anche bello, mi è piaciuto. Molto molto bello. Ok, c'è un'altra strada. Sfida spilla pro. Molla. Mai presa, mai vista, è la prima volta che vediamo questa spilla. Ce la cambia per affrontare il livello. Ho visto che per esempio ci sono spille, penso, anche di livelli superiori. Questa qui del salto sul muro, credo di averla presa due volte, comunque. Salti di continuo, puoi anche saltare più in alto del solito. Ah, ok. Wow, ah ecco perché salto più in alto del solito, perché... Sì, ok. Poco più in alto del solito, a dire la verità. Oh! Che nabs. Vabbè. Ok, c'era il checkpoint. Lo sanno che comunque è difficile, perché saltando di continuo bisogna regolare il proprio salto, ragazzi. Sì, però vorrei
gradirei prenderlo quello, ok. Sì, amico, ho capito. Ho capito, non è facile. Salto di continuo come se avessi un problema. Ho un problema ai piedi. La saltite è una rara malattia. E che, già finito? Ma che schifo di salto. Ma come avrei dovuto fare? Boh, non so. Comunque, non è una spilla che mi piace, ragazzi. Ne sono quasi certo. Anzi, invece che aiutare, mi sembra che complichi la vita. Quello che mi piace invece è Peach. È anche bene usarla, bisogna abituarsi, ragazzi, in vista dell'uscita del nuovo gioco di Peach. Ben fatto, e abbiamo pure ricevuto un dono, una spilla che hai usato. Se vuoi, provala subito. No, grazie, non ci tengo. Ma continua, ragazzi. Continua chissà fin dove. Cos'è questo? Mi porta da qualche altra parte. È come se fosse un livello speciale? Wow, sì, cos'è? Ma è un altro mondo, ragazzi. Ho scoperto un mondo segreto. Mondo speciale. Wow, che figata. Wow, guarda questo posto. Che roba, ma dove siamo? Questo posto ha un'aria davvero speciale. Non credo che lo faremo oggi. Non credo ci siano semi supremi qui, ma vale la pena esplorare. Perché no? Credo che ci siano robe da raccogliere. Monte Paffaff SP, scalata a ritmo. Ci sono tutti dei livelli speciali. Molto interessante, abbiamo fatto una scoperta niente male, ragazzi. Ed è stato anche abbastanza semplice scoprirlo. Direi niente di troppo stravagante. Siamo ritornati però al Monte Paffaff. E ci andiamo a fare i nostri livelli standard, ragazzi. Adesso entriamo in questo qui che si chiama lo stretching dei blocchi asta. Vediamo di che si tratta. È stato interessante comunque scoprire questo livello segreto, eh? Blocchi asta. Non ho memoria di questi blocchi asta. Quello che è sicuro è che voglio il fungo. Ok. Io posso arrampicarmi su questo coso? Ok. Ah, poi dopo mi abbandona. Che triste storia. Vai. No. L'ho mancato. Vai. L'ho mancato di nuovo. Ah, ecco. Ah, ecco come dovevo fare, ragazzi. Mi serve un Koopa però adesso. Vabbè, ho capito molte cose. Mamma mia. Non volevo fare questa cosa. Povero Koopa. Gli ho fatto troppo male. Più del dovuto. Facciamo così. Ok, e così, giusto? Sì, vabbè, tutto questo per delle monetine fetentissime. E vabbè, non è che si può pretendere di avere chissà cosa ogni volta. Io posso fare anche così, vero? Per essere una persona migliore. Bisogna anche stare attenti a queste scelte che si fa. Oh, no, aspetta, prima che si chiude devo aprire quest'altro, perché altrimenti resto a piedi. Sì, sì, una salita proprio niente male. Mi hai tolto le parole di bocca, Gennarino. Io quello là ho deciso di chiamarlo Gennarino il fiorellino. Invece che... com'è che si chiama quello? Fiore qualcosa. Oh, posso anche andare di sotto, non dirmelo, aspetta. Sì, che figata, adesso cado però. Ma non me l'aspettavo, bellissimo. Guardate qua, che figata, ragazzi. E poi posso anche risalire. Ok, io sono sempre convinto che Peach possa volare, ragazzi, ma in questo gioco in realtà no. Questa cosa non la sapevo che si potesse neanche fare. Guardate, sono imbattibile con tutte queste bolle. Ehi, io qua non posso scendere. Però questa è una cosa bella che ho fatto. Posso andare a fare ciò. Ok. Nelle bolle, ragazzi, poi li disintegriamo i Koopa. Proprio scompaiono dalla circolazione. Posso sparare con una bolla? No. Sarebbe, allora, forse il caso di... no. Magari non ammazziamolo stavolta. Vai. No, non ci riesco mica. Vabbè, come posso fare? No, mi serve per forza il Koopa, secondo me.
Da più vicino. La vorrei fare questa cosa. Vabbè, posso anche fare così. E poi così. E ce l'ho fatta lo stesso. Utilizziamo il cervelletto ogni tanto, che non guasta. Ok, attenzione. Che posso fare qui? Oh mamma, l'ho fatto fuori quello. E da qui che potrei voler fare, ragazzi, secondo voi? Vabbè, vediamo qua. È solo per salire tutto ciò? Vabbè, bene, dai. Mi accontento, allora, sono contento. Ho preso la monetina per il completamento del livello. Tu pure mi puoi servire? Non che serva a qualcosa, ragazzi, in particolare, proprio fondamentale, ma... Questo pare che scenda da qualche parte, invece no. Come ci salgo lassù? Faremo il giro? Da qua, tipo? No. Forse da qua? E neanche... Come faccio a salire? Devo... Boh, tipo sparare un Koopa là sopra? Oh, si possono lanciare i gusci anche verso l'alto, ragazzi, ho scoperto. Vabbè, utile, non lo sapevo. Meravigius! Volevo andare a vedere là sopra cosa ci fosse, ma... Penso che probabilmente ci sia... Sì, Peach. Possiamo muoverci un po' più veloce, mia cara? Bellissimo, bellissimo, bellissimo questo... Oh no, lo sapevo! Che mi sarebbe successo? Ho perso cosa però? Il fiore bolla alla fine, niente di fondamentalissimo. Devo prenderli quelli! Ehi, ehi, ehi! Non mi sfuggite, per favore! Dove sono? Ok, uno è qua. Ok, presi tutti. Quindi ho preso il seme meraviglio. Ale. Figata assurda. Bello, bellissimo. Questo fiore meraviglia è il più bello che ho incontrato fino a questo momento. Ok. Bisogno delle stradine. Ehi, ma i Koopa sono incavolati neri o sbaglio? Dove devo voler andare? Vuoi vedere che da là sopra devo fare un salto un po' più lungo? Mi serve un Koopa per fare ho! Il lancio verso qua. Corri via! Oh! No, non è così che si fa. Non ci posso credere, ragazzi. Cerchiamo di non crepare nuovamente, magari. Che siamo proprio alla fine. Oh! Meraviglioso salto. C'era solo quello da fare. Ecco qui il seme che mi sono sudato e meritato, ragazzi. Ok. Questo livello l'abbiamo completato quasi al 100%. Mi sento di aver fatto quasi tutto, eh. Però mancava qualcosa. Qualcosina manca. Ehi, cos'è? Un quadro speciale? Intermezzo. Vai, ce lo andiamo a fare. Vediamo di che si tratta. Blocchi asta e basta. Quindi posso camminare solo sui blocchi asta, ne deduco. Il che non è che mi entusiasma proprio, però. Ce ne deve essere un altro di blocco asta? Da qualche parte ce ne deve essere un altro, ragazzi. O devo fare solo super veloce e fare in tempo prima che cada. Vabbè, c'è da rifare la cosa ogni volta. Essere veloci. Non cadere. Non l'ho presa. Oh, lì c'è qualcosa. Ho visto che c'è un fiore parlante da qualche parte lassù, ragazzi, eccolo. Chissà che ci fa là. Vabbè, non è che me ne freghi poi chissà quanto, perché il seme l'ho già preso. Chissà se c'è qualche altro segreto, ma ne dubito, ragazzi, eh. Ok. L'abbiamo preso. Il seme meraviglia di questo quadro speciale. Non so se notate che ho le cuffie sempre peggiori, eh. Prima o poi torneranno le mie, ragazzi. Sono in riparazione.
Io ci sono affezionatissimo, se sento proprio la mancanza. Che è che non va Fiorellino? Poplin, cosa faccio ora? Ah, la via che porta qui è di nuovo percorribile, meno male. Mentre stavo scalando, la via che ho percorso per arrivare fin qui è stata bloccata e non potevo tornare indietro. Anche la via per la cima è bloccata. Sarebbe bello poter arrivare di nuovo lassù. Eh sì, forse è destino che io non riesca a scalare questa montagna. Tu no, ma io sì, perché sono un eroe. Questo è piazza. Arena Puff Puff. Livello piazza pulita. Forse devo farli fuori. Non è lo stesso che ho incontrato l'altra volta che si fa solo in multiplayer. O almeno io così ho pensato di capire. Ok, proviamo. Proviamo a entrare. Livello piazza pulita. Tutto con Peach oggi. Elimina tutti i nemici. Se elimini tutti i nemici la porta si aprirà. Più veloce finisci il livello, più ricompense avrai. Puoi affrontare questa sfida anche insieme ai tuoi amici. Questo pure è utile. Oh, posso essere Elefantide. Il che mi aggrada. Peach Elefantide, oltretutto, ragazzi, eh. Bene, bene. Credo che l'Elefantide sia quanto di più forte ci sia in questo gioco, ragazzi. Non lo vedo molto agile l'Elefantidis. Ehi, ma quel fumo picchia! Ma qua ho già perso l'elefante, ragazzi. Come picchio adesso? Gli devo solo saltare in testa. Non pensavo che la coda di queste nuvole facesse male. Diventa più difficile senza elefante. Il tempo a disposizione scorre veloce e le ricompense diminuiscono a vista d'occhio, ragazzi. Uno di tre, sono tre parti. Oh, mamma mia. Ma perché dovrei voler fare questa cosa? Ah, ok. Ora muoio, altro che. Forse fare così è la via. Va bene, bella idea. Certo, non ci voleva. Sono di nuovo piccolo. Questi condor malefici. Ok. Mi date qualcosa? No? Devo? Per diventare grande almeno? Niente? Ah, forse potevo accumulare due. Che sciocco che sono stato. Vabbè. Ok, rifacciamo solamente l'ultima parte. Comunque posso prendere due oggetti, ragazzi. Adesso magari questa parte iniziale la facciamo insieme. Perché ne mettiamo uno qua e uno lo mettiamo in saccoccia. Così se lo perdo una volta lo posso recuperare. Rifaccio la prima parte, ci rivediamo all'ultima, la facciamo al volo. A little longer than a few minutes later. Beh, ragazzi, il cheat definitivo ho scoperto che è il fiore bolla, altro che elefante. Credo di riuscire a fare tutto molto più agevolmente. Questa tecnica della nuvoletta così mi è piaciuta veramente tantissimo. A saperlo, avrei scelto addirittura due fiori bolla. Ma ok, preso. Guardate che potenza è il fiore bolla, ragazzi. È un cheat definitivo. Ah, mi è arrivata in testa proprio precisa quella. Attenzione, che sto per crepare. Ma sono un elefante, improvvisamente. Sono diventato potentissimo. Peach Elefantidis. Potevo correre un po' più veloce, magari non avrebbe guastato. Oh, guardate che doni. Che vuole? Perché non mi ha dato l'ultimo? Cosa significa 70? 180, 120, 70. Forse. Boh, non ho capito. Forse non sono riuscito a fare al 100% qualcosa con i tempi. Però mi sembrava di aver fatto in tempo, no? Forse 20 secondi, 60 secondi e. Ok, la differenza. Ok, vabbè, sono stato troppo lento alla fine, a quanto pare. Vabbè, comunque, bello, anche questo mi è piaciuto questo livello. C'è un altro livello speciale, sfida spilla, salto prolungato. Ah, questo ci piace, tipo quello di Yoshi. Questo potrebbe anche essere utile utilizzarlo, ragazzi, eh. Nei livelli in cui non c'è da scalare con la spilla. Quando salti arrivi più in alto e rimani a mezz'aria per un po', più a lungo del solito. Ok, ma pochissimo.
Mi sembra molto poco. Scatta e poi salta. Ok. E qua dovrei fare tipo così. Ok. Il fungo magari non guasta, E qua come dovrei fare? Non ce l'ho fatta mica. Che mega salto dovrei fare? Tipo così? Ok. Buono. Sono così tante. Ok, no, però devo andare prima sotto. Non è che mi interessi molto di queste piante piragna il più delle volte, ragazzi. Ok. Questo salto a mezz'aria poi è utile, ma non troppo. Ok. Ma dura troppo poco. Devo prenderlo quello. Come fo? Cerchiamo di correre di più. No, no, non ce la faccio in tempo così. Ok. Pericoloso. Oh yeah. No, come ho fatto a fare incredibile? Vabbè. Qua era da fare meraviglioso tutta la vita la bandierina. Con il salto a mezz'aria. Utile, utile. Ma anche questo è pericoloso, ragazzi. Rischiate di farci troppo affidamento e si casca di sotto, Non è che duri chissà quanto. Ok. Andiamo a vedere un po' questo livello. Ben fatto, abbiamo pure ricevuto una spilla. La vogliamo usare? Sì, dai. Equipaggiamola, ci potrebbe essere utile. Ho pure un elefante. Qua e poi c'è ancora da salire, ragazzi. Chissà che questo monte Puff Puff non sia più lungo del previsto, Vediamo un po'. Qua c'è da completare il livello. Su e giù sulle piattaforme soffici. Sembra interessante. Piattaforme soffici. Sembra incredibile, ma c'è scritto qualcosa su. Troppo soffici. Se sono un elefante poi peso anche di più. Ah, ok, sì. Ok. Qui vanno giù e vanno su. Sì, sì, sì. Sono più che d'accordo. Me ne sono accorgiuto. Però qua non si può andare, vero? Ma pensavo si potesse andare qua sopra. Sì, infatti si può. Non che serva a chissà che, ma... Ok. Ok, ho dato una testata, è sufficiente. Ok, qua posso scendere di sotto. Questo mi dovrebbe ostacolare, questo coso? Ma, non lo so. Mi serve venire qua? No. Ovviamente no. Qua sì però, forse. Ce la fa il fiore a portarmi su, visto che sono un elefante pesante? Elefantide pesantide? 3 2 1. Quindi? No! Era questo quello che dovevo fare? Boh. Questa roccia, cioè questo masso, questa palla chiodata, chiamiamola così, mi aiuta un po' a fare peso su questi cosi. Diciamo che per lo più aiuta, ma potrebbe anche ostacolarmi a tratti. Ma guardatelo lui, si è svegliato. Voleva farmi male. Un checkpoint. Qui c'è un coso piccioso. Oh, maledetto. C'è riuscito alla fine. Promemoria per Elfio. Non sbruffoneggiare troppo in fretta. Oh, questo è buono. Ma qui c'è un coso. Allora è saltato fuori quel coso. Ho dell'acqua. Io amo l'acqua. Mi servirà a che? Perché dovrei voler... non lo so. Vediamo l'acqua, che altro mi può servire, ragazzi, da queste parti. A bagnare dei Goomba? Se non si tolgono di mezzo loro, io non riesco a salire.
Devo andare nel tubo o sopra? Sopra. Secondo me qua meraviglia. E lo sapevo che meravigliavo. Oh, sono un cubo soffice. Oh, se mi stanno troppo in testa, mi sa che mi schiacciano e io faccio una brutta fine. Però non mi fanno male. Questo è il senso. Qua devo stare attento. Ci passo? No, però non è vero. Sono grosso come pensi tu. Qua devo farmi appesantire, mi sa. Devo farmi piccolino. Ah no, mi ha proprio aperto la strada. Ottimo. Pensavo di dovermi fare piccolo e passare in quell'anfratto. Invece no. Qua posso andare? No, devo andare da qua, ok. Di diverso colore sono più o meno resistenti. Ben fatto, grazie. Sì, sì, grazie Gennarino. Tu ti sei divertito? Ah! Ok, ora mi sei più simpatico, a dire la verità. Avevo detto che non era tanto simpatico, ma se fa queste cose pazze, alla fine è abbastanza simpatico. One up. Do. Che scemo. Do. Double do. Mamma mia, ragazzi. Aiutami, masso pesante. Non ci passo. Aiuto. No. Ma che cavolo. Me l'ero quasi cavata. Elefantizziamoci, che è meglio. Vabbè, tutto quello che ho fatto dovrebbe conservarsi. Per esperienze passate fatte, la parte della meraviglia dovrebbe essere stata conservata. Quindi io posso andare avanti veloce. Il punto dove sono crepato, che è esattamente questo. Stavo per fare la stessa scemenza di farmi colpire da quei maledetti sassi puntuti. Me lo evito volentieri. Ma sempre alla fine dei quadri muoio. Cioè, sempre proprio quando manca un millesimo di secondo alla fine. Ok, il seme meraviglia è sempre là, ragazzi. Quindi è confermato che anche se crepate, non lo perdete. Non perdete i progressi fatti. Ok, e anche questo l'abbiamo fatto. Ora adesso possiamo salire. Vediamo se c'è da fare il boss. Lo facciamo subito. Se ci sono altri quadri, mi sa che li facciamo prossima volta. C'è Kamek addirittura. Dimmi. Cosa vuoi? Non mi parla. Mi ostacola solo. Addirittura un buco nero e una nave punk. Ah, devo volare. Devo volare sulla nave, giusto? Livello volante Monte Paff Paff. Beh, facciamolo, ragazzi. Vediamo dopo che succede. Mi sa che questo è l'ultimo che facciamo nell'episodio di oggi, eh? Mi sa. Vediamo un po'. Abbiamo scoperto parecchie cose. Bello. Ok, si muove. Per il rotto della cuffia. Sono de fuego. Ma che figata questo oggetto. Ma che cos'è questo? No, vabbè, è troppo bello, raga. E si incendia. Ma che figo questo fatto dei fuochi d'artificio. No, mi serve lui. Vieni qua, amico. Bellissimo, vabbè. Ok. Ma troppo carino. Ma ci sono i cosi. I bullet coso. Com'è che si chiamava quel bullet? Non mi ricordo. Ma che figata. Là si va in quel tubo? No. Neanche per sbaglio. Ok, là sì, sicuro però. Quindi andiamo. Ok, perché ci siamo liberati la strada. In quel caso funziona. Mi servi tu?
preso. Può bastare, le monete le lasciamo là. Checkpoint. Troppo bello sto livello. Fuego. Bene. Ma sapete che vi dico che io manco lo uso ancora. È caduto il meraviglio. Che succede? Ah, mi sa che devo farlo sparare qua. Però facendo attenzione magari a non farmi beccare. Ok. Pure qua mi faccio sparare. Ma potentissimo Bowser, ragazzi. Attenzione. Ma io pure devo... io devo colpirlo, no? Oh no, cavolo. Il meraviglio. Vai, spara, vai. Ottimo. Lui è triste che io ho meravigliato. Checkpoint. Buono. Alla fine, boh, dovrò affrontare Bowser, secondo voi? Chissà. Non credo che si faccia trovare alla fine. Attenzione. Ma lui lo posso tipo lanciare dove... Oh no! Che scemo. Vabbè, devo usarlo per colpire lui. Mi sa, mi sa. Tipo gliele lancio addosso, no? Però gliela devo fare esplodere, non so. Ma che me frega a me? Per me puoi fare quello che ti pare, amico. Devo entrare nel tubo? Ah, ma vuoi vedere che doveva spingere qua l'amico? Vabbè. Mi sa che ho fatto qualcosa di sbagliato qua, perché se spingevo il suo carrello in quella, da quel lato là... Che succede? Ho capito già che cosa devo fare, devo tirare le bombe sopra. Senza magari farmi schiacciare come un nabbo. Questo sarebbe stato più che utile. Saltiamo perché già sappiamo. Ok, questo male, abbiamo imparato che questo fa molto male. E abbiamo imparato che non mi danno funghetti. No, non così. Ok, devo... devo buttarlo sopra. Ok, no. E devo andare io sopra però. Così tipo. No, vabbè, ok. Faccio così, direttamente. Ma cosa mi serviva? Non ho capito. Le bombe pensavo servissero a qualcosa. Invece davano solo fastidio a me. Vabbè, devo andare di sopra e schiacciare quel pulsante. Ce l'abbiamo fatta. Carino, vediamo che succede adesso. Dopo che abbiamo affrontato questo quadro improvviso che ci è piombato addosso. Letteralmente dal cielo. Oddio, la nave si è proprio schiantata. Ho un sacco di semi. 14 dice per sbloccare chissà cosa. Questa è stata la cosa più spaventosa che abbiamo mai fatto. Io non sopporto i luoghi elevati. A proposito, pare che ci sia una spilla che permette di sopravvivere a una caduta e che la vendono su questo monte. E ricorda che quando vuoi cambiare spilla, ok, questo ce l'hai detto già tante volte. Il monte è bello alto, ragazzi. Ci sono ancora altri quadri da affrontare. In quel negozio si vende sicuramente la spilla di cui ci hanno parlato. Però io penso che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Quindi vi saluto, vi do appuntamento a un prossimo episodio di questa serie, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, lasciarmi un commento e un like a questo video se vi è piaciuto. Non dimenticate anche di dare uno sguardo ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale, come questi abbonati qua. E in particolare fra questi devo salutare Franci, Lady, Paride, Francesca, Carlo e Miki. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!